Saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Valle Foglia e Piano Pian del Bruscolo Magazine. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Valle Foglia, Vi ricordo, come sempre, che potete inviarci foto, video, messaggi di testo, ma anche messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp. Ma partiamo subito con la prima notizia parlando di sicurezza, visto che in settimana è stato presentato il progetto di videosorveglianza che coinvolge l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Il piano, che è stato da poco approvato, prevederà una installazione di 48 telecamere su tutto il territorio entro la metà del 2022. Vediamo! Parliamo del progetto che è stato presentato oggi qui all'Unione dei Comuni di Pendel Bruscolo, in che cosa consiste quindi il progetto di videosorveglianza? Allora il progetto consiste in un importante ampliamento della rete di videosorveglianza già esistente e ampliamento sia a livello di appunto telecamere ma anche eh, consiste in un ammodernamento e, e adeguamento delle, strutturale quindi dei software ma anche delle strutture di ripetizione per esempio dei segnali necessario perché eh, se si amplia la rete poi il, la centrale poi di Pesaro che raccoglierà i segnali di tutte le telecamere deve essere adeguata ovviamente. E sul territorio dell'Unione, nei, nei comuni di Vallefoglia e Tavuglia e anche Pesaro perché siamo in località Monteciccardo, verranno in totale installate 48 nuove telecamere. Di queste 16 sono le cosiddette targa system cioè telecamere con la lettura delle targhe e identificazione dei veicoli per vari motivi, sia per motivi di sicurezza pubblica ma anche per motivi di codice della strada, perché sono telecamere che automaticamente rilevano i veicoli senza assicurazione e mancanti della revisione periodica. E altre 32 invece saranno telecamere di contesto e quindi collocate in vari ambienti dei nei centri abitati e per avere un monitoraggio diciamo delle, delle situazioni più frequentate, dei luoghi più frequentati dai cittadini. Sapete già... Quali sono le tempistiche per la realizzazione di questo progetto? Eh, abbiamo fatto un lavoro di sintesi, adesso stiamo predisponendo il bando. Io mi auguro che fra gara, affidamento e inizio dei lavori, entro la metà dell'anno prossimo, speriamo di, avere, di essere a buon punto. Ecco. L'obiettivo è quello di aver messo a disposizione oltre 300.000 euro per un potenziamento del sistema delle telecamere e un buon funzionamento perché. Avere 150 telecamere in, un di cento, in una unione dei comuni di circa 150.000 abitanti e averle nei punti strategici importanti e poter avere un unico sistema che collega anche prefetture e questura e le altre organi di polizia dello Stato significa investire sulla sicurezza per i cittadini, per i territori, c'è monitoraggio anche dell'inquinamento atmosferico in questo sistema nuovo di telecamere, c'è anche un aggiornamento insomma, perché molte telecamere risalgono diversi anni fa, quindi è un fatto importante, abbiamo dovuto scegliere perché insomma, non è che in un periodo come questo si fa fatica a far quadrare i conti nei bilanci, invece noi abbiamo avuto un avanzo di... E circa 600.000 euro, 300 dei quali li utilizziamo per dare più sicurezza ai cittadini. E passiamo ora invece ad una notizia di cronaca: dato che, nella notte tra martedì e mercoledì, c'è stato un doppio colpo in banca. I ladri hanno preso di mira la filiale Riviera Banca di Padiglione di Tavuglia attorno alle 2 di notte e poco più tardi si sono accaniti sulla banca popolare Valconca di Mondaino. A padiglione sono riusciti a scardinare la porta dell'uscita di emergenza, caricare gli sportelli di cassa continua su un furgone e dileguarsi. La videosorveglianza ha individuato quattro persone su cui stanno indagando i carabinieri che hanno stimato un ammanco di circa 30.000 euro. Un ebottino che si accompagna a quello di 25.000 euro arraffato poco più tardi nell'istituto bancario di Mondaino con il simile modus operandi. Nel frattempo è stata rilevata la macchina delle furto ovvero una Ford Focus rubata a Gradara mezz'ora prima dell'atto. E dalla cronaca invece passiamo a parlare di amianto. La sua presenza nel territorio di Valle Foglie e nei comuni limitrofi è purtroppo ancora oggi presente, soprattutto nelle aree industriali. E in merito ad una sua possibilità di rimozione di questo materiale nocivo, è intervenuta ai nostri microfoni la Presidente dell'Osservatorio Nazionale dell'Amianto, Elisabetta Sacchi. Sentiamo. Qual è la situazione legata alla presenza dell'amianto nel comune di Vallefoglia e in particolar modo in quest'area? Ancora non abbiamo una situazione ben precisa per quanto riguarda il comune di Vallefoglia perché siamo dietro a richiedere una mappatura. L'anno scorso, a novembre 2020, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione in comune dove richiedevano appunto questa mappatura delle zone industriali. Mozione che è stata accettata da tutti, compresa la giunta e l'opposizione che però ad oggi, circa un mese fa, ho chiesto lo stato avanzamento eh, lavori e eh, non mi è stata data una risposta concreta, quindi deduco che ad oggi non è stato ancora fatto niente, mentre invece è importantissimo capire la situazione per poter poi eh, accantonare le cifre che ci servono per le bonifiche. Il 21 ottobre il Parlamento europeo ha varato una risoluzione dove tutti gli stati membri devono presentare un piano di lavoro per la bonifica dell'amianto da tutti gli ambienti, sia di lavoro che di vita. Ecco, nel giro di breve serve urgentemente una mappatura. Abbiamo richiesto altri incentivi come il 110% che venga fatto anche per le bonifiche dirette di amianto, non solo per le ristrutturazioni e questo è importante. Poi c'è il bando INAIL che le aziende possono usufruire, adesso è uscito anche a ottobre per il prossimo anno 2021-2022. Proprio ieri mattina una signora mi ha chiamato perché a suo marito gli hanno diagnosticato il mesotelioma. Il lavoro che faceva, faceva l'agricoltore, quindi aveva il cappanno in amianto, quindi come vedete non è che colpisce solo una categoria di lavoratori. Forse una volta che colpivano proprio chi lo lavorava l'amianto, ma ora siamo un po' tutti a rischio perché di amianto è stato fatto veramente un largo uso. Quindi pensiamo a tutti i vari tetti nelle zone industriali, pensiamo alle canne fumarie, pensiamo anche alle reti idriche perché. I tubi dell'acqua sono ancora per la maggior parte tutti in amianto, vengono cambiati man mano che ci sono le rotture da Marche Multiservizi, però... L'impianto idrico è ancora in amianto. Quali sono le problematiche che comporta questo materiale? Col passare del tempo può perdere di compattezza e rilasciare queste fibre, che se inalate sono pericolose per la salute delle, delle persone. Basti pensare al mesotelioma, al tumore del polmone, alle placche pleuriche, al, adesso ultimamente hanno visto anche alle ovaie. Quindi ecco. Mh, Vorrei che tutto quello che riguarda la salute eh, fosse preso veramente in modo serio, perché basti pensare che la legge è uscita nel 92, ma dal 92 ad oggi sono passati 30 anni, ma poco è stato fatto anche da parte delle istituzioni, che molto sarebbe anche quello che dovevano fare, informare i cittadini, perché io per prima, dopo che è morto mio papà, ho avuto la consapevolezza di quanto fosse pericoloso l'amianto. Ma... Prima eh, sì, sapevo che era pericoloso, però non avevo questa coscienza. E sempre a Valle la Giunta Comunale nei giorni scorsi ha approvato lo svolgimento della seconda mostra mercato, denominata per l'occasione Valle d'autunno. La manifestazione andrà in scena nelle date delle 4 e 5 dicembre in Piazza della Repubblica Montecchio. Saranno due giorni in cui i tanti espositori potranno presentare le specialità culinarie e i prodotti delle terre di Valle Foglia, come il tartufo, l'olio nuovo, i funghi, melograno e non solo. Con questa iniziativa l'amministrazione, dopo lo stop forzato dello scorso anno, riprende il programma delle attività turistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. Non solo manifestazioni però, perché a Valle Foglia stanno anche proseguendo in questi giorni i lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali da parte della provincia di Pesaro e Urbino. In settimane infatti è stato realizzato un nuovo manto stradale in via del piano, un tratto di strada provinciale che porta alla zona industriale di Talacchio. Continuerà dunque nelle prossime settimane la manutenzione per la sicurezza delle strade provinciali in modo da garantire una viabilità sempre più sicura ai cittadini che si trovano a percorrerle. E passiamo ora invece a parlare di rifiuti, visto che in merito alle frequenti segnalazioni, arrivateci anche qua noi in redazione. O anche alla presenza di discariche abusive segnalate nelle passate edizioni del nostro telegiornale, è stata resa disponibile una nuova versione dell'app, il Rifiutologo, uno strumento ancora più dettagliato messo a disposizione dei cittadini da parte di marche multiservizi. Per capire nel dettaglio le funzioni che presenta, vediamo questo servizio. Un modo per limitare ulteriormente lo scempio dell'abbandono dei rifiuti che da tempo siamo abituati a vedere sul ciglio della strada. Ora c'è ed è semplicissimo da adottare. È presente infatti da qualche settimana la nuova versione del Il rifiutologo, l'app del gruppo Era messa in piedi da marche multiservizi che permette ai cittadini di avere informazioni di dettaglio sui servizi ambientali vicino alla propria posizione. L'app è disponibile gratuitamente per i dispositivi Apple e Android e una volta scaricata sono necessari alcuni passaggi obbligatori come scegliere a quali servizi ambientali si è interessati tra casa e business, il nome del comune, la via e il numero civico dell'abitazione o dell'attività. Si accede dopodiché alla pagina iniziale dove sono presenti le diverse sezioni. Cerca un rifiuto, segnala un problema, porta a porta e ritiro ingombranti. Cliccando su Cerca un rifiuto, si accede ad un elenco in ordine alfabetico di oggetti e di tutti i tipi di materiali e selezionando la voce interessata si possono notare le modalità di smaltimento più vicine a noi. Andando però sulle informazioni del materiale scelto, ci vengono forniti maggiori dettagli su quali rifiuti possono essere conferiti o meno e delle semplici regole che devono essere rispettate. Tornando alla Home è possibile inoltre cliccare sulla sezione «Segnala un problema» App, semplicissima, c'è una, una sezione segnala un rifiuto, quindi invito veramente da oggi tutti i cittadini appena vedono qualche rifiuto per strada, si apre, si può scattare la foto, foto che è georeferenziata e quindi Marche Multiservizi immediatamente può intervenire. Disponibile inoltre per i cittadini la sezione porta a porta, dalla quale si può venire a conoscenza dei giorni e degli orari della raccolta dei rifiuti davanti alla propria abitazione. Sull'app è presente anche la sezione Ritiro ingombranti, dove è possibile prenotare il ritiro a domicilio o chiamando da telefono fisso cellulare al numero verde oppure visitando il sito www.gruppomarchemultiservizi.it. Un'applicazione dunque che invita i cittadini non solo a conoscere meglio dove smaltire i rifiuti prodotti in casa, ma anche a rispettare l'ambiente e migliorare la qualità della propria vita. E continuiamo sempre a parlare di rifiuti dato che a Gradara il sindaco Filippo Gasperi assieme all'assessore all'ambiente Arianna Denti e al vice sindaco Thomas Lenti hanno inaugurato la seconda isola ecologica presente nelle comune. L'isola è stata posizionata nelle parcheggi antistanti del circolo Hauser di Fanano e sarà un ulteriore supporto per gli utenti che si stanno già adoperando affinché il sistema di raccolta porta a porta possa funzionare al meglio. E sempre a Gradara in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'amministrazione comunale, in collaborazione con numerose associazioni, ha organizzato un mercatino dei bambini per domenica 21 novembre. All'appuntamento, che si svolgerà in mattinata dalle 9.30 alle 12.30 presso il circolo Hauser di Fanano, non occorre prenotarsi e chi vorrà allestire il proprio banchetto dovrà provvedere a portare autonomamente un tavolo o un telo per appoggiare gli oggetti che intende vendere. E apriamo ora invece la pagina sportiva, questa volta iniziamo a parlare però di motociclismo, perché dopo il recente addio alla MotoGP di Valentino Rossi avvenuto la scorsa domenica a Valencia, siamo andati a Tavuglia per raccogliere le emozioni provate in quel giorno dai tifosi. Vediamo. Quali sono state le tue emozioni e sensazioni adesso che è stata davvero l'ultima gara di Valentino? Essendo stata l'ultima gara le emozioni erano tantissime perché dopo 26 anni di gare, averlo vissuto praticamente sin da piccolo fino ad arrivare adesso che ho 36 anni quindi una vita, e sono state un sacco di emozioni. È stato bello il fatto che tutti i piloti dell'Academy l'hanno voluto omaggiare con le repliche dei suoi caschi più significanti e le emozioni erano tantissime, molto contrastanti perché c'era la gioia della festa ma anche la tristezza del fatto che smetteva di correre un grande pilota. Il ricordo più bello che hai di lui? Il ricordo più bello... Ce ne sono tantissime, ma secondo me ricordo più bello quando c'è stato il passaggio dalla Honda alla Yamaha che ha dimostrato che era lui che faceva vincere la moto e non la moto che faceva vincere lui. Ancora non ci sembra neanche vero che lui possa smettere di correre in, in MotoGP, per cui forse dal prossimo anno... Eh, la cosa sarà diversa e ancora noi non, non riusciamo a farcene una ragione. All'interno dell'ultima gara, guarda, è stata un'emozione continua perché l'abbiamo visto lottare come se lottasse per la prima gara perché ci teneva talmente tanto a far bene che ha dato dimostrazione che nonostante abbia una certa età e voglia abbia deciso di smettere. Aveva un gran piacere di far bella figura e l'ha fatta perché ha girato con dei tempi quasi come, i primi, come quelli che sono arrivati davanti, per cui è, ha dato dimostrazione che ancora è, è, è un grandissimo. È stato campione per 25-26 anni, oggi ha chiuso, ha fatto una bella, un bel finale che nessun corridore ha fatto quello che ha fatto Valentino. È un onore per tutto, per tutta l'Italia, anche per tutto il mondo, perché Valentino li volevano bene un po' tutti. Quando andavamo a vedere le corse al Mucello o a Misano il giallo era enorme, mentre gli altri erano un po' più leggeri. Capito? Questo voglio dire che Valentino lo rispettavano un po' molta gente. Io sono contento di tutto quello e anche il paese di Tavuglia è stato molto contento di quello che ha portato Valentino a Tavuglia. Molta gente, molti turisti, è stato bello questi anni. Speriamo che continui ancora, lui non corre più, però Valentino ha un nome famoso, può darsi che la gente continui ancora. Avvenire. Ci troviamo qui con un tifoso che è stato anche a Valencia l'ultima gara ad assistere all'ultima gara di Valentino. Quali sono state le tue emozioni proprio per questo evento? Sempre sempre da, per l'ultima gara da Valencia per 12 anni, sempre qui con, con i miei amici, con Babbo, con, con... però questo per me uh, è un po' come si dice il triste, però ultimo gara, ultimo giro. Tutte le persone a piangere, per me è molto difficile, però per fortuna lui ha guidato tanti anni, molto bello, molto forte. e visto vicino, sto Valentino, sto vicino da me, con, con moto, con tutti i eh, diffusi, stai con Valentino. Però adesso è un po' triste, però c'è finito. È una pensione, però per fortuna non è esitente eh, adesso. Fai un bambino, una famiglia adesso. E concludiamo come sempre parlando di sport, e lo facciamo partendo dalla Megabox Valle Foglia. Alla squadra di Coach Bonafede, non è riuscita la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo di settimana scorsa, uscendo sconfitta per 3-7-0 dalla trasferta contro Casalmaggiore. Una partita combattuta che è stata giocata alla pari dalle Tigri di Valefoglia ma che con questo risultato la vedono scivolare nuovamente all'ultimo posto in classifica. Dalla pallavolo ci spostiamo alle calcio e alle campionato di Eccellenza, dove l'Atletico Gallo, dopo quattro pareggi consecutivi, torna ad ottenere i tre punti battendo in casa per 2 1 l'Urbino. Una vittoria sudata, visto che la rete decisiva, siglata da Nobili, è arrivata allo scadere, permettendo così ai Rossoblù di salire al settimo posto in classifica. Nelle campionato di promozione, invece sconfitte pesanti entrambe arrivate fuori casa sia per il Valfoglia che è uscito dalle campo del Castelfidardo perdendo per 3-0 che per il K Sport Montecchio, che nella trasferta contro la Portuali Calciancona è stato battuto per 2-0. In prima categoria invece ennesimo pareggio per l'Atletico Tavuglia che sul campo del Lunano ha ottenuto un punto grazie allo 0-0 e stessa sorte anche per l'Ostrianova che nel match disputato in e casa è stato fermato dalla Vadese Calcio sulle punteggio di 1-1. E con lo sport si conclude anche questa nostra nuova edizione delle Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV. Vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo, il 26 di novembre, e vi auguro un buon proseguimento di serata.